Sto veramente molto molto male. Dani, ho 38 e 3. Fare la crostata. Cioè, io devo fare la crostata. Germino. No, amici, oggi vi faccio vedere la mia giornata, perché purtroppo non sto bene. Sono un po' malaticcia, ho la febbre. Oggi praticamente starò per 24 ore nel letto e Daniele, appunto, mi curerà. Ma prima di far partire il video, ovviamente, sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene e spero che voi siate ovviamente meglio di me. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Io sono Yolanda Switz e oggi purtroppo sono malata, ma tantissimo. Qui c'è Yuki con me nel letto e praticamente penso di avere sui 38 di febbre stamattina. Mi sento veramente uno strofinaccio, uno straccio, una pezza, come si suol dire. Sto veramente molto molto male. Fortunatamente oggi Daniele sta qua a casa dal lavoro e praticamente mi è salita stanotte, molto probabilmente. Infatti, come potete sentire, ho anche la tosse lì, è passato il gatto. Ho anche la tosse e questa febbre alta, credo. Non mi preoccupate, ho fatto già il test, non è quello che pensate. Purtroppo è questa influenza che sta girando molto molto pesante. Penso che sarò purtroppo tutta la giornata a letto. Tutti i miei piani sono andati a sfumare praticamente, perché dovevo registrare 3 video oggi. Sto malissimo, volevo rendervi partecipi della mia giornata. Okay, così vi faccio vedere cosa faccio, perché non sto neanche a casa mia. Chiamiamo Daniele. Dani! Ah, sei strano. Voglio rendere partecipi tutti quanti del fatto che tu... Mi aiuta la luce, no? Che tu mi aiuterai. Mi aiuterai a stare meglio. No, misuriamo la febbre, ragazzi, perché qua bisogna misurarla. Porti come colazione. Ti porto un cornetto alla crema e un succo d'arancia perché è vitamina C. No, perché ti servono energie. E ti porto anche un bel succo di frutta all'arancia che è pieno di vitamina C. Mi serve anche la medicina con l'acqua. Non so se sentite, ragazzi. È il termometro che stava suonando praticamente. E mamma mia, amici, mamma mia, 38 e 3. Bene, Dani, ho 38 e 3. Faccio. Allora, aspetta, ti preparo la colazione e poi dopo medicina. Devo dire che per fortuna ho già 3 video registrati, perché io mi anticipo sempre. Vorrei alzarmi, ma vi giuro, non ce la faccio. Avevo questi video, se mi vedete in queste condizioni, wow, nelle mie peggiori condizioni, che meraviglia, raga, mamma mia. Però volevo rendervi partecipi, perché questo specie di vlog, so comunque vi piacciono vedere comunque le giornate in questo modo. Guardate Daniele che colazione che mi ha preparato. D'accordo. E adesso mi prendo anche la medicina. Mamma mia, mi fa male la gola. Buono, mi piace. Sì, molto buono, anche il cornettino. Poi d'altronde, ragazzi, oggi il tempo è veramente orribile, piove pure, mamma mia che tempo brutto, vi giuro. Al mio umore e alla mia febbre si aggiunge anche il tempo brutto. Allora, nonostante la mia febbre, nonostante che io mi senta male, purtroppo devo lavorare. Però adesso chiamiamo Daniele, perché ho bisogno di bere un pochino. Dani, vieni! Mi porti un bicchiere d'acqua? Grazie. Ma qua c'è una bottiglia d'acqua. No, voglio un bicchiere d'acqua. Vabbè, finisci qua nel frattempo. Non ti butto la plastica. Prego. Però se ti chiamo vieni. Grazie, allora adesso penso che mi monterò un video. E dopo sicuramente o mi addormento o mi vedo un film. Ok ragazzi, nel frattempo che io le si riposa un pochino, vi faccio vedere io che sto facendo nel frattempo. Perché sennò, scusate, non è che solo perché lei è malata, c'è l'influenza e allora... bisogna fare il video solo a lei. Faccio vedere cosa sto facendo anche io. Vabbè, qua c'ho il mio posto di lavoro, la postazione. Qua sto preparando, mia, c'è il gatto che vuole mangiare, una bella pasta e piselli. Ci metto i pezzettini di formaggio, faccio tutta una bella situazione. Ah, qua c'è ovviamente il gatto che scoccia. Questo gatto, mia, cosa vuoi? Entriamo nella stanza del mistero. Ah, buongiorno. Ciao. Qua c'è un cane. Qua c'è una Yolandina. Mamma mia, ragazzi, oggi è una giornata poi orribilante. Tra Yolanda che sta così, tempo fuori, è proprio una giornata proprio da X. Poi oggi pomeriggio ti preparo un bel tè caldo con una fettina di limone. Se vuoi ci metto anche un po' di miele, visto che ti fa male la gola. E ci metto... che facciamo? 2 biscotti? Biscotti? Bravo, le fette biscottate. Fai la crostata. Cioè, io devo fare la crostata. Ragazzi, dovete sapere che anche io sono abbastanza bravo in cucina, quindi mi cimenterò per voi nella crostata. Che gusto? Voglio... alla bicocca. La bicocca.
Va bene, allora te la faccio. Ok ragazzi, eccomi qua. Pasta e piselli pronti per entrambe. Ho fatto la crostata. Adesso vado a portare il cibo alla malatona che sta di là. Mi sono dovuta mettere sta felpetta in un freddo. Hai freddo? Diamo buon appetito a tutti. Aspetta, fammi assaggiare. Assaggia, fai vedere. Io l'ho fatto con tanto amore, ci ho messo un sacco di cose buone dentro. Buona? Sì, è buona. Ragazzi, e secondo voi chi dovrà scendere a prendere i pacchi da Amazon? Io. Ciao. Vedete cosa mi tocca quando io ando influenzata, maledizione. Eccomi qua. Sì, sono sceso io. Guarda, l'ho fatto dire in diretta. Cosa devo fare? Cosa si fa per amore? Salve. Ciao. Non so manco se sto vedendo la videocamera. Non lo so, che ne so io. Cosa si fa per amore? Ti guarda, prego, guarda. Ti prego, coccola Yuki perché sta tremando. Ciao, come non mai. Carina, mi ha anche fatto male perché mi è salita addosso. Bacio. Sta tremando ogni volta che esci. Mamma mia, sta qua. Oh, questo cane. Ragazzi, è il momento di misurare la temperatura. Andiamo dalla malaticcia. Malaticcia. Malaticcina. Che si è spostata dal letto al divano, fatti chilometri. Scusate. Mentre misuri la febbre, ti vado a preparare una bella camomilla calda e una fettina di crostata che ti ho fatto con tanto amore. Ma che stai facendo? Che stai facendo tu? Va bene, andiamo di là. Allora ragazzi, questa è la crostata che ho fatto, guarda qua va. Che dite, con marmellata alle albicocche. Andrò a tagliare due fettine, una a me e una aiole. Poi qua sto preparando una bella camomilla. Acqua pronta, camomille pronte, ovviamente tazze di Harry Potter. Questa è la mia, no, si sta togliendo il disegno. E questa qua invece è quella che usa aiole. Sì, ma guarda questa crostata, ma è perfetta sta crostata, cioè. Da qua va. Ma che altro che Masterchef? Ma cosa fa Masterchef? Cosa fa? Ragazzi, andiamo a vedere io quanto c'ha di febbre. Andiamo, andiamo. Ehi! Vedi che ha suonato. Fai vedere quanto c'hai. Quanto? 38? Oh my god! Sei un piccolo germino. Germino. Dai, ti vado a prendere la camomilla e la crostata. Ragazzi, Daniele sta arrivando con la crostata. Che quanto è stato bravo che mi ha fatto la crostata qua. Ovviamente sempre io vicino a me. Niente, non mi molla mai. 38 di febbre, ragazzi. Cioè, non lo so. Mai avuto la febbre, mamma mia, così alta per tutto questo tempo. Di solito nella giornata si abbassa, ma non si è mai abbassata in tutta la giornata. Arriva l'infermiere. Eccolo qua. Eccomi. Facciamo vedere. Alla come... crostatona alla marmellata di albicocche che ho fatto io con tanto amore. Bella. E qua c'è nella tazza di Harry Potter la camomilla. Bella. Sono le ore 9:10 e ho preso la medicina praticamente prima che avete visto il video, lo spezzone, che era pomeriggio, erano le 6:30 e più o meno la febbre è scesa, però mi sento sempre stanca, sto malissimo. L'ultima volta che ho misurato la febbre era sui 37,3, quindi più o meno è scesa rispetto ai 38 anche che da tutta la giornata avevo. Ora Daniele è sceso perché è andato a prendere la pizza, perché non lo so, aveva voglia di pizza. E basta, ora penso che ci vedremo un film, perché wow, penso che mi addormenterò di nuovo subito. Eccolo qua Daniele. Ecco a voi, il vostro rider è arrivato. Come io sto male, posso scegliere cosa guardare? Sì, però dipende cosa. La margherita. Mamma mia, due belle margheritone. Eccoci qua amici, allora sono a letto. È un po' tardino, mi sono misurata la febbre, fortunatamente per il momento non ce l'ho, spero solo che non mi salga stanotte perché sono 36,8, è scesa, però ovviamente sempre col rischio di risalita. E vi ho voluto rendere partecipi di una giornata quando io non sto bene, e nonostante tutto sono riuscita anche a registrare questo video. Va bene amici, io vi mando un bacione, curatevi, state bene. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao amici.